per l'ascesa degli Amaranto in B. La regina infatti vi ci fa ritorno dopo 6 anni d'assenza. L'ultima partecipazione al torneo cadetto risale alla stagione 2013-2014. Fu quella decisamente un'annata da dimenticare, conclusasi con il penultimo posto e la conseguente retrocessione in Serie C. Ma per non perdere gli entusiasmi, anzi per mantenerli vivi e alimentarli, la Curva Sud ha organizzato per questa sera una serata del tutto speciale, aperta ai tifosi. Attraverso un comunicato diffuso sui social, la Curva ha sottolineato il pieno rispetto delle norme di sicurezza da tenere. In merito alla festa promozione, chiediamo a tutta la tifoseria che volesse partecipare all'evento di rispettare le semplici indicazioni che vi daremo. Stiamo lavorando, prosegue il comunicato, per fare in modo che l'iniziativa venga svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale. A tal proposito, ci stiamo organizzando per delimitare le aree destinate all'accensione di torce, fumogeni ed esposizione di striscioni, oltre che un'area nella zona anfiteatro e via Marina Alta, la più ampia possibile, in maniera da dare l'opportunità al maggior numero di persone di partecipare all'evento e poter mantenere le giuste distanze di sicurezza. Invitiamo quindi tutti a venire muniti di mascherina, oltre che di sciarpe e bandiere, naturalmente Amaranto, e soprattutto usare buon senso e seguire le direttive che i ragazzi della Sud vi daranno. Ci appelliamo quindi a tutti voi per dimostrare ancora una volta la mentalità, la maturità e la serietà raggiunta dalla tifoseria Amaranto negli ultimi anni, dandoci così una mano d'aiuto e soprattutto collaborativi. Vi aspettiamo numerosi stasera alle 22 presso l'Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria e nelle aree limitrofe. Intanto il dirigente sportivo Taibi, sotto la buona stella del predecessore Martino, si proietta alla prossima stagione. New entry sì, ma saranno riconfermati gli assi portanti della squadra. In primis l'allenatore Domenico Toscano, un tecnico avvezzo ad imprese simili a quelle che hanno riportato i calabresi in cadetteria. Altra conferma, piuttosto scontata, sarà quella dell'attaccante argentino German Dennis. Il bomber classe 81, insieme a Simone Corazza, ha letteralmente trascinato la regina al dominio indiscusso dello scorso campionato. L'ex giocatore di Napoli, Udinese e Atalanta ha messo a segno ben 12 reti, un punto imprescindibile da cui ripartire. Taibi commenta così: ho già tante idee sul mercato, devo aspettare delle situazioni, abbiamo le idee chiare, purtroppo qualcuno dobbiamo sacrificarlo, per le uscite dobbiamo un po' aspettare, mi lascia amarezza dover rinunciare a qualche giocatore per regole di over. Arriverà un grande nome? Oui, dice sì alla francese, come per intendere che si sta già lavorando per portare in riva allo stretto Menez, giocatore d'utile e versatile questo. Può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, infatti è stato impiegato come trequartista alla seconda punta o soprattutto nel Milan di Filippo Inzaghi come centravanti di movimento. Ottimo dribbling, rapido, buon rigorista, l'attaccante classe 87. Insomma, stando ai presupposti c'è molta carne al fuoco, ma intanto godiamoci la serata di stasera. E forza regina!